Buongiorno mondo ingegnoso, anche se non è giorno e bentornati sul canale. Allora, oggi come avrete visto dall'anteprima realizzeremo insieme Ladybug e Chat Noir. Spero davvero tanto che vi piacciono. Non so se avete mai visto Miraculous, ma io l'ho visto da poco e me ne sono perdutamente innamorata. Allora, devo dirvi due cose importanti. La prima è che ho deciso la programmazione dei video. Caricare video il martedì e il giovedì alle 14. Più solo se riesco un video extra nel fine settimana. Ho deciso appunto solo per due video settimanali perché così mi è più facile mantenere l'impegno ed essere più costante, anziché dirvi sì, dai, facciamo tre video a settimana, 4, 5 e poi magari non riesco. Invece due dovrei riuscirci. Altra cosa super importante. Ragazzi, che traguardo meraviglioso! Abbiamo raggiunto finalmente i 20.000 iscritti. Siamo in 20.000 nel fantastico mondo ingegnoso e vi ringrazio davvero tantissimo. Spero appunto di portarvi sempre contenuti che vi piacciono e che vi siano utili. Grazie, grazie davvero per credere così tanto in me. Benvenuti appunto ai nuovi abitanti del mondo ingegnoso. Per chi non lo sapesse, questa appunto è la prima puntata del Keep It Simple dell'anno. Il Keep It Simple è appunto la serie di tutorial realizzati appositamente per chi si approccia adesso al mondo delle paste polimeriche, quindi sono tutorial molto semplici e alla portata di tutti. Dunque, mi si sono danneggiati i video, quindi ho dovuto rifare quest'intro e purtroppo ho perso la parte in cui realizzavo la base del cameo, ma praticamente solo ho messo la pasta sopra e ho poi spinto con questo attrezzo per farla aderire per bene al cameo. Ancora grazie infinite per questo bellissimo traguardo. Tra l'altro, appunto, fatemi sapere se preferite che l'estrazione del giveaway avvenga in diretta qui su YouTube oppure in diretta su Instagram. Scrivetemelo qui sotto. Niente, vi lascio al tutorial. Ciao! A questo punto prendiamo il rosso e iniziamo a fare il corpicino della nostra Ladybug. Allora, come sempre, iniziamo appunto da un piccolo triangolino così. e lo vado a posizionare qui. Schiaccio e poi taglio questa parte. Con un altro salsicciotto invece procederò facendo le gambe. Deve essere molto molto kawaii, quindi il piedino deve essere veramente molto 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 piccolo. Andiamo con le braccia con lo stesso modo con cui abbiamo fatto le gambine. Quindi così e manina molto 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 piccola. Perfetto, adesso devo assottigliare un pochino il collo. Prima di lavorare il color carne, mi raccomando, lavate bene le mani perché il colore rosso scarica molto. Passiamo al volto, ci servirà una pallina di primo color carne. La schiacciamo. Ovviamente, essendo il nostro personaggio super kawaii, dovrà avere una testa molto molto grande. Per capire come faccio le proporzioni, vi rimando al video in cui spiego come faccio le proporzioni. Ok, la posiziono qui in questo modo e le do una passata di salviettina perché è un po' sporca. Cosa? Adesso dobbiamo passare alla maschera, quindi facciamo una sfoglia molto molto sottile. E la tagliamo con la stessa forma della maschera di Ladybug. Prendiamo il nostro ribattezzato Lino e appoggiamo la maschera qui. Ok, la facciamo aderire bene. Modifichiamo un po' i bordi, perché ovviamente non potendo fare le sopracciglia, dovremo riuscire a dare l'espressione al nostro personaggio tramite la maschera. Adesso col nero facciamo dei begli occhioni enormi e ha gli occhi azzurri, quindi prendiamo una striscia piccolina di fimo azzurro. Poi ci serviranno due palline
di fiume bianco, una più grande e una più piccola. La più piccola va qui e la più grande qui. Nasino. Boccuccia. Ok, ora passiamo ai capelli. Prendiamo un blu scuro e facciamo un salsicciotto con le due estremità appuntite e poi lo schiacciamo così e lo posizioniamo qui. Per questa cosa ci aiutiamo con lo stuzzicadenti. Facciamo lo stesso con un salsicciotto più piccolo dall'altro lato. Mentre per i codini, facendo una pallina, andiamo ad appuntire solo un'estremità, così, e la posizioniamo qui, schiacciandola poi con lo stuzzicadenti. Lo stesso anche per l'altro lato. Bene signori, adesso prima di passare ai dettagli faremo il nostro chat noir. Il procedimento è pressoché lo stesso, quindi velocizzerò il video. Qui, come per Ladybug, ho realizzato la forma della mascherina e la appoggiamo sul volto di Chat Noir, così. Esattamente come prima la facciamo aderire bene al volto. Chat Noir ha gli occhi verdi, quindi andremo con una base verde. Sì, è molto molto pulita. Ok, prendiamo una pallina, schiacciamo. Vediamo un po' come va la misura. No, troppo piccola. Rifacciamo pallina, schiacciamo. E... l'altro occhio, poi mettiamo una striscia, cioè due striscette di nero, perché lui ha appunto gli occhi da gatto. Così dovrebbe andare bene. Poi prendiamo di nuovo il bianco e lo posizioniamo come abbiamo fatto per Ladybug, quindi uno piccolino qui e uno grande qui. A lui il nasino preferisco metterlo rosa perché, non so, mi fa pensare di più a un gattino. E poi appunto andremo a fare la boccuccia come l'abbiamo fatta a Ladybug. Ok, adesso passiamo ai capelli. Per i capelli di Chat Noir ho scelto questo colore della Sculpey Tree. Quanto sono carini! Dunque, studiamo bene la pettinatura di Chat Noir perché ha tipo un casco di banana in testa. Allora, facciamo prima i ciuffetti piccolini. Dobbiamo praticamente fare tanti salsicciotti con l'estremità più appuntita. Quindi, vedete come questo? Prendiamo... e li mettiamo qui. Ok, questi sono i più piccolini. Poi ne facciamo un altro da mettere al lato. Questo magari lo schiacciamo un po'. Ok, ok. Così. Vedete, man mano che andiamo sopra saranno sempre più grandicelli. Lo mettiamo qui e così via.
Ok, adesso passiamo alle orecchie. Per le orecchie io faccio così, faccio questo triangolino, poi prendo questo attrezzino qui e, vedete, spingo forte. Penso già possiate vedere l'orecchio. Ok, e attacchiamo qui, andiamo sul retro. Facciamo aderire per bene, poi qui sul retro praticamente ci mettiamo un pochino di pasta color oro. Ok, è venuto con un'espressione davvero buffissima, Chat Noir. Faccio anche l'altro orecchio. Ok. Eccoli qui e adesso andiamo a decorarli con i nostri Nice Touch. Allora, il next touch più importante sarà mettere queste farfalline, guardate che belle. Le ho trovate dai cinesi nella mia zona e le metterò tutte sullo sfondo. Per chi ha seguito il cartone animato saprà insomma a cosa si riferiscono queste farfalline. Per chi non l'ha seguito, beh, fatelo. Ok, ne mettiamo una anche in mano a Ladybug. Perfetto. Oh no, avevamo dimenticato il campanellino di Chat Noir. Aspettate. Ok, perfetto. Mentre per decorare la tuta di Ladybug userò questi glitter olografici. E sì, purtroppo dovrò pescare a mano quelli neri, ma va bene. Ecco, ho pescato un glitter e lo metto sulla sua tutina. Così. Ok. Guardate come brilla la mia Ladybug. Ma non ho ancora finito, perché per dare questo bellissimo effetto dei capelli di Ladybug useremo il Pirlex 634 Zaffiro. Ok, guardate che bello. Ma abbiamo un piccolo tocco anche per Chat Noir. Ebbene sì. Prendiamo il Mirror Gold, lo spolveriamo sul campanellino, così avrà un effetto più metallizzato. Ok, guardate. Adesso lo pulisco e poi in forno. Bene signori, ecco la mia creazione appena uscita dal forno. Spero tantissimo che vi piaccia, che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mi raccomando, mettete un bel pollice in su. Grazie ancora di cuore a tutti per il traguardo dei 20.000 iscritti. Siamo un mondo in continua crescita. Io, Ladybug e Chat Noir vi mandiamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video.